anche il mio architetto di Roma, ma di nuovo tutti siamo architetti di Roma. Per anni Roma è stato il comincio, il rinascimento successivamente. Sono poi molto emozionato e devo cominciare a parlare del tema dell'intervento che è musei. Lo farò a partire del Museo a Brasil Iberê Camargo, Fundazione Iberê Camargo. Esattamente un punto dell'incontro della rampa ascendente all'interno con la rampa all'esterno, si gira e si prende questo tubo. Ora, là è stato molto emozionante la visita, principalmente questi canali in rampa, per due ragioni, perché tutti mi dicevano che la luce sarebbe un disastro, e anche che per le sue dimensioni sarebbe abbastanza asfissiante. Io devo confessare che non era così completamente sicuro, anche se era con una grande speranza, perché la luce, il più piccolo che è un'apertura, il più invasiva è la luce. La luce è una potenza, una volontà di esistenza, è incredibile. Dunque un paese come questo, Brasil, sud Brasil, una luce intensissima, si dà un punto di apertura, la luce è nostra. Allora, io e l'ingegnere abbiamo entrato in una di queste rampe e eravamo più tranquilli perché la luce era buona. E dopo avremmo trovato la prima piccolissima finestra che avevi visto. È un problema di scala, infatti la finestra è così grande che si vede tutta la città, quello è il centro della città. E questa è l'altra finestra delle gambe. Anche qui si vede in questo caso tutto il paesaggio di fronte, molto distante la terra dall'altra parte, perché la larghezza del fiume è enorme. E qui è il volume finale dell'edificio, e questo grande orizzonte e questa rampa che cercano il spazio.
Grazie Alvaro, è sempre emozionante sentirti parlare perché è un modo di esprimere l'architettura molto semplice, quasi come se l'architettura si facesse da sola ed è una qualità unica. L'altra cosa che a me colpisce sempre quando parlo Alvaro Sisa e che vorrei sottolinearvi perché credo sia molto importante nella nostra situazione contemporanea è questa questione del dialogo e dell'impegno personale che ogni volta sottolinea. Ogni volta che lui parla della sua architettura e di architetture che ha amato nel progettarle, nel costruirle, dice sempre: ho trovato delle persone che si sono impegnate con me, che hanno capito con me il significato di questa architettura, la portata di questa architettura. Per cui io non ero un ospite scomodo, ma ero un complice, un alleato. E questa alleanza dell'architettura con i committenti, con le persone che la devono abitare, che la devono usare, secondo me è la cosa più interessante del processo di costruzione che riesce a introdurre Alvaro Sisa nei luoghi dove progetta. Tanto che si parla sempre di un'anomalia portoghese, il caso portoghese è particolarissimo, c'è una scuola di architettura molto forte che si tramanda quasi di generazione in generazione, non solo delle pratiche ma dei dettagli costruttivi, un modo di dialogare sull'architettura, un modo molto colto che affonda appunto le sue radici molto lontane. Sisa l'ha detto, io mentre studiavo ho conosciuto l'architettura brasiliana, ho conosciuto l'architettura spagnola, quella italiana a cui si rifà molto, Alvar Aalto, ecco questo patrimonio che diventa una parte della sua memoria nel momento in cui deve progettare. E quindi penso che questo dialogo dell'architettura sia qui alla Festa dell'Architettura la cosa più importante, penso che lo sforzo che c'è oggi in atto qui di Amedeo, di Francesco Garofalo, sia esattamente questo, cercare di ricostruire un dialogo sull'architettura.